capite che se uniamo le cose è pericolosa come cosa. È il preludio a un'esplosione praticamente. Non so se posso usare altre. Ah, posso andare là. Ah no, però è molto. È un po' scrausa il. Ah beh, lui è fortissimo con Joshua. Dovrebbe farlo. Ma sono nostri alleati. Ha un range. Quella spadata di fuoco. Vedete ancora? Perché dovrebbero farlo? Cioè, capito? Sono nostri. Cerca di elaborare il trauma. Ma come? Sono dalla nostra parte quando chiaramente non lo sono. C'è uno shock, no? Ma lo shock è proprio sul senso di appartenenza. Ma come? Ridevano e scherzavano con noi stasera. Capite? È inquietante perché è un punto di vista completamente psicopatico. Loro recitano la parte degli affiliati, la parte dell'amicizia. E il bambino che si scontra contro una recita di questa portata. Ma come? Cosa vuol dire? Stavano fingendo quel tipo di emozioni, stavano fingendo quel tipo di sentimenti? Capite che è tutta benzina sul fuoco, ragazzi, è tutta benzina sul fuoco, lui è fuoco. E il dominante è qui! Intanto hai la sensazione proprio che si scottino comunque, perché loro stanno lì. Ah, invece con Clive, se vi ricordate, le fiammelle, non hai quella sensazione lì. È vero che le abbiamo usate sul Goblin e sul Molbor, però non hai quella sensazione lì. Sembra che le sue fiamme brucino molto di più, ecco. Hai questa sensazione. Tyler! Merda, è gravemente ferito. Lo salvo io. Vedete come non vede l'ora. Vostra Altezza, lui vuole fare questa parte in realtà. Tranquillo. Perché adesso finalmente tutto bene. Sente di fare qualcosa, di fare il suo ruolo, quello per cui è stato chiamato, no? E esce anche una parte sicura di lui, vedete che gli allontana la mano, molto molto sicura, è un bambino molto sicuro, gli allontana la mano. Clive! Joshua, vieni qui. Tyler, sei ferito. Sopravvivrò, grazie a Sua Altezza. Vostra Grazia. Lord Murdoch. Sguardo fiero del fratello. Sergente, hai salvato il giovane principe. Capisce se vive o morirà. Ti sono debitore, soldato. È un onore, vostra grazia. L'inchino con quelle gambe lì è strabello, non l'avevo mai visto fare. Il cancello posteriore. Con le gambe messe così. Stellan, tu Isagelif. Che i venti ti guidino a Rosalith. L'arciduca e il dominante non devono fuggire. Trovateli. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stelle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No! Non me ne vado senza di te! Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Oh,
sguardo in intesa. Farò il mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua. Gli dà un compito. So che è odiosa questa cosa, ma ragazzi, ma io sono fatto così, lo devo fare. Vedete che comunque la relazione complementare che c'è tra Clive e Joshua, perché lui, Joshua, è da difendere, Clive è il difensore, è complementare per questo. Comunque, per tornare a sviluppare i sentimenti in maniera complessa dei personaggi, comunque vedete che l'interazione tra i due suscita in Joshua un senso più di insicurezza quando ha a che fare con Clive, perché automaticamente possiamo ipotizzare che lui si confronti, essendo il fratellino, lui è il fratello maggiore, fa tante cose clamorose, straordinarie, bravo con la spada, benedetto, usa bene i poteri, non è mai stanco, uccide Marlboro, comunque lo vedi che è prestante, è forte, non è malato, soprattutto, come lui. Capite che, vedete che Joshua, quando viene svegliato, che comunque per un bambino è uno shock, c'è un attacco, cioè resta bello freddo, resta comunque sul pezzo, dice subito devo fare il mio dovere anche se è stanco, poi sembra non esserlo più, cura un soldato, vedete che gli allontana la mano, diventa sicuro, diventa di colpo già più insicuro quando arriva Clive, si nasconde dietro di lui, arriva Clive, si confrontano, vengono fuori, nel venire fuori sentono dominante, non deve scappare, lui si rifugia dietro Clive, sembra che come se fosse la parte che lo rende insicuro sia di contro la protezione di Clive. Capite? Perché banalmente non si deve arrangiare da solo. Banalmente possiamo anche ipotizzare che è sempre stato ipercontrollato dalla madre, quindi è come se fosse un automatismo quello di essere sempre dietro qualcuno. Poi viene è sempre inculcato questa cosa che lui comunque ha un'età, ha una salute che implica di doverlo proteggere sempre. Non è ancora magari entrato nel mood, nella convinzione che in realtà ha un potere pazzesco e potrebbe fare molto di più di quello che crede. Però capite che da certi punti di vista, da come lo si guarda, una bella relazione come questa due dei fratelli, comunque per la crescita personale, non è detto che faccia bene a tutti i livelli. E mi riferisco al grado di sicurezza e insicurezza che sembra crescere e non crescere. Ovviamente ne giova della relazione col fratello, però vedete, si nasconde. È più un'insicurezza al confronto di, non più per le capacità, perché le capacità le abbiamo appena viste, appena salvato una vita, come se niente fosse, certo che è dato dai poteri, ma comunque le usa lui, comunque è sicuro lui, potrebbe paralizzarsi, poteva nascondersi in un angoletto e piangere, invece vedete che fa tanto. È una cosa da contare, l'interazione che effetti ha sulla crescita personale. Bella anche quel dettaglio che lui non resta lì
Joshua, ma va via, subito. Non resta lì a aspettare che si chiude, ma appena mi piace quel dettaglio che va via. Non so bene cosa suggerisce al mio cervello, però mi piace. Mi sa di più determinazione, non di abbandono, di lasciato lì. Cavolo, volevo stare lì, volevo che venissi con me. Allora resto lì, fisso la porta, non resto concentrato, non resto lì, ma piagnucolo. Ecco, mi sa di questo. Invece che vada via, mi sa più di sicurezza. Non so come fa quello. Lui con quel gesto penso che intenda di donargli, che al suo servizio, di donargli la leadership, che è una cosa molto carina, molto bella, molto, ti dà il senso di importanza, di fierezza, di potenza. Non ti rialzare, i maghi non li conto mai, quei maghi. Sono tutti morti. Ok, take this, take this e take this. Questo è una spada, non l'ho mai trovato. No, ci sa. Ah, però la spadata lo spacco. No. Ah, sì. Più spadate, bello. Ok. Sono tutti morti e non si può analizzare niente. Cioè, non dal nostro punto di vista, ma dal... Ma perché ci fa riaprire questa? Questo? Non mica siamo arrivati da... Maledizione. Ah, da. C'è più. Pozioni. Possiamo provare a usare l'infuso di pietra. Vedremo. Qua non si può andare. Qua sono tutti morti. Presi di sorpresa, ovviamente. Ok. La nostra cosa carina. Mi piace molto. Vedete che anche al giocatore, comunque, quel semplice gesto, cioè io da videogiocatore sono abituato, hai una porta, schiacci, si apre automaticamente, o comunque si apre velocemente. Io sono super abituato a non gli dai peso. Obbligandoti a fare quella cosa, gli dai peso proprio. Cioè, vi ricordate che loro scrivono sforzi? Gli dai peso. Vedete come si ricollega tutto. E ti riattiva l'attenzione. Come stai andando a fare uno sforzo? Capitano! Uccideteli! Che nessuno fugga! Ai vostri ordini! C'è un mago là dietro... Occupatevi di quell'incantatore! Io terrò occupati gli altri! Bella idea, però! Piaccio sempre cerchio e non va bene. Astrologo si chiamava, non l'ho letto bene. Fatto una combo! Capo! Quello era l'ultimo. State bene? Non male, dai, non male. Io sì. Migliorando. Ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Sì, mi beccano sempre, però. Vai, va tanto! Mi concedete questo ballo? Per un pelo ho schiacciato. Dragone imperiale! Tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice. E non ti salverà. Ho schivato un morto. No, questa roba no. Sta fermo, maledizione. No. Madonna, voglio qua. Sto beccato male il nostro colpo. Sono allontanato adesso.
Non l'ha stunnato? Non l'ha inculato? Questo è un... Ah, volevo usare... Proviamo. È scoperto! Ora, Clive, colpitelo! Ovvio! Andiamo! Te ne pentirai amaramente! Vedremo! Per un secondo, molto bello! Ah, però mi colpisce lo stesso anche durante... Dai, no, sbagliato! Mi colpisce anche durante... Ma come faccio a sapere se la pozione sta ancora finita? Schivata perfect, bello! Sa come ho fatto? Forse è meglio che però la pozione... Perché sto attento. Bella! Take a base, bello, take a base, take a base, take a base, take a base. Che cazzo c'è? All'ultimo, all'ultimo. No, volevo fare il tempo. Sei trovato. All'ultimo. Lui cosa che dice? Non l'ho sentito. Hai perso! Beh, non mi piace anche hai perso. Siete ferito? Sto bene. Dunque, hanno mandato i dragoni. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci. Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate. Ce la fanno qui notare. Ma l'avevamo abbiamo già consegnato notata. Queste fasce ieri. A Rosalith. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Che è quello che intendevo con la scena del giardinaggio, dei giardinieri. Erano già a Rosalith. Io almeno l'ho ricondotta quando l'hanno detto. Quando giocai la prima volta la demo avevo la sensazione che fosse un trappolone, quello dei giardinieri, però non era successo niente. Quindi ho detto, mi sarò sbagliato. Nel vedere questa scena però ho detto, boh, io quella cosa là mi sembrava. Magari era palese, o magari no. Però, ecco, mi sembrava. E detto ciò, volevo dire solo che qui rimarcano, come avete visto, ancora la sua intelligenza strategica, l'intelligenza di guerra, intelligenza anche che non è scontata, rapida di utilizzo nelle situazioni anche più disparate, no? È lucido nelle intuizioni, nei ragionamenti, mentre è in mezzo letteralmente alla guerra. Quindi è una caratteristica che lui ha e che l'aveva già mostrata, e qui la mostra alla grande dicendo no, sono troppo pochi, ci volevano uccidere, non è l'inizio della guerra. Comunque riporta addirittura il sergente a un dato di realtà che sembra un'intuizione corretta. Cos'è stato?
bene. Grazie al cielo. Vostra Grazia, state bene? Per il momento. Andremo a Rosalith per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. In sella, Joshua. Padre! Mi spiace, Vostra Grazia. Purtroppo non sarà possibile. Serpi senza onore! State dietro, vi avverto! Corri, Joshua, corri! No! Traditori! Al senso! Fuggite! Assurdo che muoia così, assurdo. Devi fare il tuo dovere. Forse è lo scenario peggiore proprio. Tieni al sicuro nostro padre. Per questo. Io dovevo. Io. Doveva e invece è stata la causa. Joshua. Non è che ha fatto niente, l'ha causato, che è diverso. Forza, uccidetelo! Ecco! Come dicevamo prima, è fuoco, cioè è benzina sul fuoco. È preludio a uno scoppio. So che è odioso stoppare anche qua, però ovviamente, molto probabilmente, se non fosse accaduta questa specifica cosa, non sarebbe mai scoppiato, magari, Però effettivamente si ricollega alla sua personalità, no? Quei raptus di rabbia che ha, e lui poi il suo potere viene rappresentato proprio dal fuoco, che è un collegamento veloce alla rabbia, si fa. La rabbia è collegata anche al colore rosso. E succede questo, comunque già la consapevolezza del tradimento aveva acceso, non è che aveva acceso, comunque aveva traumatizzato per prendere quella direzione di esplosione. Poi la morte avviene in un contesto super scioccante, dove quando dico che è stato lui la causa, ovviamente non è stato lui la causa, ovviamente la causa è di quello che ha tirato la spadata, ovviamente. Ma ovviamente dal suo punto di... quante volte ho detto ovviamente? Dal suo punto di vista, per Joshua, è stato lui la causa, perché lui avanza cercando di fare qualcosa, il padre, per proteggerlo e dire vai via, sei tu quello più importante, devi correre via, si scopre, non è in guardia e viene brutalmente, ma in modo secco, molto secco, dopo che ci hanno fatto vedere e sentire quanto lui è forte poi. Quindi bastardi quelli di Final. È scioccante, veramente. Ti fa venire i brividi quella scena qui. Muore in un colpo. Muore con un colpo, in un colpo, e nel peggior forse modo possibile, a causa, dal punto di vista di Joshua, perché è lui che gli fa scoprire il fianco, come si dice. Peccato che questa volta il fianco era al collo, e il collo è attaccato alla testa. E quindi non è... non c'è niente da fare, e te la caricano emotivamente, perché ti dicono io dovevo proteggerlo, e invece sono stato addirittura la causa. Esplosione, ovviamente. La Fenice! Joshua! Lord Murdock! Sua Altezza! Joshua! Smettila! È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo salvarlo! No, mio signore! State indietro! Clive!
Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Forza! Sei il suo scudo. Fai il tuo dovere. Salvalo. Mio signore! Cosa? È quello che diavolo? Un altro Eikon del fuoco! Ma è impossibile! Ragazzi, so che è odioso, ma forse hanno suonato. Invece il mio gatto mi ha fatto uno scherzone. Il mio gatto mi ha fatto una scherzata. Comunque, come Clay, come Joshua abbia perso l'innocenza, vedi come, vedete come parlate, ti ammazzo. E questa scena, volevo dire, rimarca ancora la frase dell'inizio, se vi ricordate, perché nella società moderna si sono persi dei valori così rigidi: proteggere, lo scudo, essere a servizio di. Perché hanno una controparte molto pericolosa, cioè uno dei motivi è perché hanno anche una controparte molto pesante, molto pericolosa. Se vi ricordate la frase dell'inizio gioco, Joshua, per troppa luce, che in questo caso era per il senso del dovere mancato di proteggere suo padre, esplode, volendo incenerire tutti quelli che gli hanno fatto del male, ma in questo tutti c'è purtroppo anche quelli, i suoi amici, i suoi compagni. Vedete che troppa luce in questo caso incenerisce tutto, e la controparte negativa di ombra è deleteria, si può interpretare anche così. Esce il simbolo e non l'ha schivata un quarto d'ora prima. No, non può essere. Ah, ok.
sia. Sta distruggendo ogni cosa. Ma il posto o il tizio? No, il posto. Ma dovevo schivare. Io mi perdo in tutte queste luci. È strabella la scena, non mi viene voglia di schivare. Schivo o faccio quelle precise insieme, ho 0 o 100. Thank you.
Lorgal. No! Fermati! Non osare toccare mio fratello! Aiutami! Aiutami, Clay! Joshua! Fermati! Fermati! Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! Ti ammazzo! Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! Allora, stop un attimo, ragazzi. La scena è devastante. La scena è devastante. Cioè, dal punto di vista emotivo, è devastante. No, anche grafico, è tutto bellissimo, ma è devastante. Il doppiaggio, secondo me, è pazzesco, perché vabbè, tutte strozzature. Vabbè, comunque, tutte le strozzature di voci. Lui che chiama aiuto. Vedete che la componente, comunque, c'è ancora quella del... Ho giurato di proteggerlo, è un ulteriore fallimento. Quello che ci aveva fatto capire la battaglia di Joshua, che Joshua comunque ha delle strategie psicologiche molto forti, perché se magari date dallo shock della morte del padre e del fatto che doveva proteggerlo lui, ma durante la battaglia si accorge in qualche modo che, se ho capito bene, sono nei sotterranei di tutto. Di tutto quel castello, comunque sta rischiando di uccidere, se ho capito bene, quelli in superficie, questo nuovo Aegon del fuoco. E lui dice: no, ho giurato Joshua di proteggerli, quindi farò il mio dovere. Ma lui principalmente aveva giurato, sembra quasi riferirsi al giuramento che gli fa a implicito a Clive di proteggere suo padre, ma ha già fallito, ma già nella testa lo trasforma in qualcos'altro per reagire. È per quello che dico che ha delle strategie psicologiche, secondo me, molto forti. È un attimo abbattersi, è vero che la situazione non lo concede troppo, però già lo trasforma in ok, allora proteggo tutti gli altri, che tanta roba. E poi ci danno uno schiaffo ancora una volta con ho giurato di proteggerlo e gli sta morendo davanti. Non capisco bene da che prospettiva, dov'è Clive, non perché si sente Thorgal, non lo so, non si capisce bene la prospettiva. E non si capisce, almeno io non capisco, se effettivamente è lui che si trasforma o è quello che vede. Non lo so, non lo so, non sono così intuitivo, e non voglio comunque sparare da quel punto di vista. Voglio invece attenermi a quello che vogliamo cercare di fare, e l'analisi è che interessante in questo momento, almeno che interessa il mio cervellino, è quella che lui, in modo super bello, super toccante, dice: giuro che ti ammazzo, perché anche lì comunque Clive non ha mai parlato così.
te lo aspetti di più da Joshua per i raptus che aveva già mostrato di trattenere, ma non lì ha sbroccato. È come se avesse, ok, quello è toccare completamente il fondo, è quello che fa sbroccare qualsiasi mia credenza, mio dovere, mia responsabilità. Comunque quel giuro lì non pesa come quelli del che si dicono abitualmente oggigiorno nella vita reale, perché se contiamo l'analisi che abbiamo fatto e quello che sembra che ci venga mostrato da rispetto alla personalità di Clive, quello è un giuro detto da uno così, detto da uno che ha un senso di responsabilità e un senso del dovere e dei valori di quel tipo lì, di quella portata lì. E quindi non è casuale, te lo aspetti che quella cosa farà di tutto per farla. Te lo aspetti già, perché sembra, è subito facile entrare nella banalità dei giorni nostri, che dici, ma vabbè, lo dice perché in quel momento è straziato dal dolore, ha una rabbia feroce nel frattempo, e l'unica cosa che ti permette almeno in maniera illusoria di risolvere quella situazione che per ora non sembra avere una risoluzione, perché Joshua sembra morto, è quella di uccidere chi l'ha ucciso, no? La classica vendetta, l'unico modo per controllare una situazione che non doveva accadere per il nostro cervello è quello di annullare in qualche modo quello che l'ha causata, cosa che non risolve niente, ma per la nostra mente la differenza la fa, soprattutto sul momento. Quindi è come è un tentativo per non perdere il controllo di una cosa che non doveva succedere, e quindi l'hai già perso, e quindi la mente rielabora velocissimamente per trovare il modo per riottenerlo, il controllo, e lì nasce la vendetta. La vendetta però è detta da una persona così, giurando, no? Giurando, e quindi non si può scadere nella banalità di dire ho capito, l'ha detto perché adesso è arrabbiato, l'ha detto perché adesso è la situazione che lo richiede. Ok, lo possono dire tutti in una situazione del genere, mi aspetto qualcosa di diverso da tutti, perché l'ha detto una persona con quei tipi di valori, quindi quel giuro pesa più degli altri rispetto a se l'avesse detto qualcuno qualunque di cui non conosciamo comunque la personalità. Ecco, quello mi sembrava importante sottolinearlo, infatti pesa tantissimo, a me arriva un sacco quel giuro lì, arriva un sacco, e arriva anche le parole crude, arrivano le parole crude. Allora, forse se devo dire qualcosa, quel cazzo lì lo sento forzato, però da, secondo me è voluto per dare il senso di una personalità che esce dai ranghi. Non te lo aspetti un Clive che dice cazzo, lo dice, e anche ti ammazzo, non te lo aspetti, no? Tutto carino, emotivo, empatico. Vi ricordate che appena diventa Fenice la prima cosa che dice è, cioè, non è che la prima cosa che dice, però una delle cose che dice quando lo guarda è, va bene che ha perso il controllo, ma poi dice Joshua stai soffrendo, cioè capite, lui è sempre attento a questa cosa, che è una cosa che adoro. Perché è una cosa che ad oggigiorno non paga mai, quella cosa lì non paga mai, ti pigliano tutti per il culo, o comunque viene visto come debolezza, comunque viene visto come anche essere effeminato, soprattutto per un maschio. Invece qua viene sdoganato, bellissima questa empatia secondo me. E non c'è, il maschio alfa ti dice stai soffrendo, e ha davanti una fenice infuocata gigante, ti dice adesso ci penso io, lo calmo io, bro. Capito? La tendenza di solito è quella. E invece ci sta, la personalità è forte, quella di Clive, e quindi ci sta che si comporta in questa maniera.
E quindi quel giuro lì e quel cambio repentino di linguaggio mi tocca. Poi, vabbè, il doppiatore è fantastico, cioè a me piace, quindi è un peso, proprio senti il peso che ti arriva sul petto, secondo me. Mi prego, aiuto! E questo da un certo punto di Quel vista potrebbe mostro ha essere un combinato un aiuto, disastro. anche se è un Davvero un peccato gesto per la Felice, super ma freddo e era sadico, inevitabile. senza pietà. Oh, condoglianze, Vostra Grazia. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto, capitano? Joshua era tutto per me. Pazzesco. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. E arriva ovviamente la verità. Tutto il resto è una stronzata, è un preludio per dire la verità. È una Vostra Grazia, premessa, guardate! per dire la verità, solo per fare la recita, insomma, per recitare la parte. Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Lei è una personalità psicopatica. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è Non un so se in ottimo modo puro, ma. soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Ecco. Questa cosa all'inizio mi era sembrata, ovviamente, solo ai fini della trama, perché che senso ha tenerlo in vita? No, quando vedrà lei, che cazzo ci fa di là? Comunque il giochino viene scoperto, poi molto probabilmente lo saprà nascondere, comunque. Ma sembra una cosa più subdola. Cioè, sospendiamo quel tipo di giudizio, come abbiamo detto all'inizio. E sembra una cosa più subdola, sembra, vedete, una vendetta velata, ed è lì che si vede l'apoteosi della psicopatia di sta cogliona, che è come una vendetta quasi al marito, non una vendetta che però tende all'umiliazione totale di uno che ha perso la testa, cioè di uno che ha perso la testa in modo letterale, nel senso che è morto, decapitato, capite? Come umiliazione totale. Se contiamo il fatto che forse, probabilmente, il Clive che vediamo all'inizio, che ha il marchio dello schiavo, che abbiamo forse capito che è un marchio degli schiavi, è sotto di loro. Se contiamo quello, se sarà così, capite che è molto probabile che la direzione sia quella, l'umiliazione totale. Andare sotto a chi ha combinato questa cosa. Capito che è lei. Capite che è la psicopatia pura, perché di solito con la psicopatia si crede subito che ci sia obbligatoriamente un moto di violenza. I psicopatici, serial killer, uccidono. Non significa questo, non è subito associabile. Psicopatico, allora killer, non è così. Lo psicopatico, la caratteristica principale non è la mancanza di emozioni, come dicono tanti, perché ce li hanno, ma è la mancanza di empatizzare con l'altro, perché non è nemmeno la capacità di empatia, nel senso che non ce l'hanno, cioè non è vero che non ce l'hanno, ma è simulata. Sono molto bravi a simularla. In quanto psicopatici non sentono, ma sono benissimo in grado di recitarle l'empatia, di recitarle l'empatia. Le emozioni le sentono, ma sono sempre rivolte a sé. Quando sono tristi è perché hanno perso qualcosa loro, hanno perso il loro obiettivo. Quando sono arrabbiati è sempre per la stessa medesima cosa. Gli altri sono semplicemente ostacoli da superare o oggetti da utilizzare o
Sì, risorse da sfruttare fino sull'osso. Non c'è mai la persona dall'altra parte. Ed è molto sottolineata questa cosa, perché su il figlio Joshua, per esempio, è semplicemente il potere. È la rappresentazione del potere che vuole lei e del collegamento, visto che è sua madre. E adesso, in questo caso, lo tiene in vita solo per indicare il potere. Lo mettiamo sotto di noi, è un buon soldato, umiliazione totale. L'umiliazione è una forma subdola di potere. Mi metto in un piano superiore al tuo, umiliandoti. Ciao gattino. Capite? Quando, nella stessa scena dove, nella quale lei si mette sopra l'arciduca in un tentativo goffo di seduzione, sempre nel, come argomento principale, sempre utilizzando come argomento principale il potere, perché lei cerca di sedurlo dicendogli: ma tu sei un figo pazzesco, non vedi che comandi, sei forte, non sei come quel fallito lì, cercando di farlo eccitare montandogli sopra. Ma già quel gesto è già di prevaricazione, intanto nel mentre che cerca di manipolarlo subdolamente. Quindi capite, in quella scena lì c'è completamente il personaggio. Quindi all'inizio mi aveva suonato un po' come ok, dobbiamo tenerlo in vita, è il protagonista, perché non avevo colto queste sfumature. Nell'analizzarlo anche con voi adesso capisci invece che è una psicopatica di questo tipo, non una psicopatica violenta, nel senso che non agisce direttamente la violenza, almeno per ora adesso, o comunque non è la caratteristica predominante. Comunque certo che non gli fa schifo utilizzarlo o farla utilizzare, che è ancora peggio, cioè è ancora più nelle sue corde, secondo me. Non gli interessa niente, l'unica cosa che gli interessa è l'odore che gli urta. È sempre qualcosa che riguarda lei, capito? Ma sembra una psicopatica più nel vero senso della parola, uno psicopatico moderno. Contate che gli psicopatici di solito sono chi sono ai vertici del comando nel nostro mondo, perché non hanno tutti i problemi di morale e di sensi di colpa, scavalcano la gente, quindi fanno successo prima, quindi fanno una scalata sociale molto più rapida, perché non hanno i problemi dei comuni mortali, visto che loro si credono degli dèi, della morale. Ok? Lei cosa sta facendo? Questa scalata sociale effettivamente psicopatica, per ora sembra. Tiratelo su! Quindi non la utilizza lei. Forza, la fa utilizzare. Ragazzo, diventerai un soldato, Joshua. Come se prima non lo fosse. Altra umiliazione. Lui è mezzo morto e pensa ovviamente solo e semplicemente al fratellino. E qui ero arrivato qui, ragazzi. Qua si concludeva la dieta. Con una rabbia totale, perché io avevo una rabbia totale quando è finita così. Shock, rabbia. 13 anni dopo. Lui ne aveva 15, quindi ne ha 28. Se ne aveva 15, perché non mi ricordo. Bentornato. Io ne ho 29. Com'è la situazione? Così. Diciamo solo che Shiva e Titano, che bisticciano, non ci hanno reso la vita facile. Io sto per finire la registrazione, cazzarola. In una cinematica, ovviamente. Quindi? Come pensavi? I crociati si stanno ritirando. Li seguiremo. Abbiamo appena perso un uomo. Se torniamo senza la testa di Shiva, ci aspetta la stessa fine di Beast. Preferisco rischiare con i sangue ferreo. Almeno morirei combattendo.
ma solo dopo. L'avevamo detto nella prima puntata, comunque. Vedete che si ricollega tutto. Lui è l'unico attento al fatto che hanno perso un nome. Vedete? La personalità. Non moriremo. È quella. Ora, se non ti dispiace, abbiamo un esercito da seguire. Anche questa frase. Loro molto freddi. Risvegliato. Incontro fortuito. Risvegliato, che cavolo di. Riemergi dal tuo sogno. Ok. Eravamo a sognare. Nuova abilità degli icoli. Ciclone scarlato e ondata incandescente della Fenice. Sono ora disponibile. Potete fare una sezione. Eh? Ricordo, una volta ottenute, nuove abilità devono essere equipaggiate nella stazione equipaggiamento dei icon. Ok. Sì, perché a me il montante della Fenice non è che mi fa impazzire. Però. Come si aspettano che uccidiamo qualcosa in grado di fare questo? È ovvio che no. Vedeli qua. Uccideremo solo la ragazza che la tiene al guinzaglio. Ok. Basta darci dei dettagli, grazie, perché devo finire con la registrazione. Vabbè, la puntata la faccio finire qua, ragazzi, perché mi sembra un bel finale. Poi durerà tanto. E magari la dividerò in due. E va bene. Ci vediamo alla prossima. Non so se continuerò. Lo vedrete dal vestiario. Tanto. Comunque si sta collegando un po' tutto, eh. Va bene. Ciao belli.